La ricerca è una grande missione dell'Università di Bologna. Attraverso la ricerca abbiamo potuto valorizzare competenze, persone e relazioni. In particolare, attraverso il programma Horizon 2020 abbiamo conseguito risultati davvero eccezionali. La ricerca europea ha così consentito alle nostre ricercatrici e ai nostri ricercatori di potersi proiettare in cooperazioni di livello internazionale, di poter partecipare a ricerche altamente interdisciplinari e di poter contribuire in questo modo al benessere del paese, dell'Europa e delle future generazioni. Il finanziamento dell'European Research Council in Horizon 2020 è un finanziamento dedicato a studiosi anche del campo umanistico che si occupano di ricerca di frontiera, ricerca fuori dagli schemi, ricerca fortemente innovativa. Io infatti mi occupo di calligrafia cinese contemporanea e sto studiando come la calligrafia si sia evoluta e si sia trasformata in mille forme. Vincere un grant di questo tipo mi ha permesso di creare un team di ricerca e avere un'autonomia, un'indipendenza che mi ha permesso di raggiungere i risultati che prospettavo. Il coordinamento di un progetto europeo è un aspetto molto importante nell'ambito del ruolo di una ricercatrice o di un ricercatore. Un traguardo importante perché esce, diciamo, dalla logica di una attività nell'ambito di un gruppo di ricerca e si muove verso una internazionalizzazione. Nell'ambito, per esempio, del progetto Oleum, io coordino attualmente 21 partner. Sono partner europei ma anche extraeuropei, per esempio sono coinvolte la Cina e la Turchia, e quindi è una straordinaria possibilità di avere un audience molto ampia rispetto ai risultati che si producono. E questo come ricaduta dà la possibilità successivamente di realizzare una rete più ampia e di essere poi coinvolti in nuove progettazioni europee. Quindi rappresenta una opportunità reale di acquisire competenze e possibilità future all'interno dell'Ateneo o a livello internazionale. Il progetto Horizon 2020 in cui siamo coinvolti ci consente di mettere insieme delle grandi coorti di pazienti Covid, sia europee che extraeuropee, con un accesso a un pool di dati clinici di natura biologica, genomica o microbiomica, così vasto che consente di migliorare la nostra conoscenza e soprattutto la gestione sia delle complicanze a breve e lungo termine e sia soprattutto di quello che può essere un approccio alla prevenzione della malattia, anche in termini di vaccino, chi priorizzare per il vaccino oppure no. Quello che secondo me ci ha consentito di vincere il progetto è stato di disegnare uno studio che fornisse alla Commissione europea la giusta coorte di pazienti su cui focalizzarsi per implementare una campagna vaccinale. Penso che la conoscenza sia una dinamica collettiva che cresce con l'incontro e la circolazione delle persone. Le sedi nazionali, i confini sono un po' il punto di partenza. Grazie al Marie Curie Global che ho ottenuto, ho avuto modo di lavorare con scienziati di fama internazionale e di sviluppare la mia ricerca interdisciplinare in ambito di diritto e neuroscienze. Come risultati, oggi l'Università di Bologna ha ampliato il programma di scambio studenti e docenti e le opportunità di collaborazione scientifica con l'Università della California qui a San Francisco. Il progetto Operandum che coordino riguarda l'implementazione di soluzioni innovative basate sulla natura per mitigare i rischi associati ai cambiamenti climatici. La vincita di un progetto europeo non è mai casuale. Alla base di questo c'è un duro lavoro fatto da vari ricercatori, ognuno nel proprio ambito di ricerca. L'idea vincente è poi quello di avere una visione per integrare saperi diversi. Questo progetto è anche un'opportunità per mettere in risalto il potenziale del nostro paese. È un'opportunità per fare interventi diversi sul nostro territorio. La mia ricerca è una ricerca di avanguardia, è una ricerca a lungo termine e che sarebbe anacronistico pensare che una ricerca di questo tipo avesse una ricaduta nel breve periodo.
e quindi è stato naturale per me pensare agli schemi di finanziamento messi a disposizione dal Consiglio Europeo delle Ricerche, i quali sono unici nel loro genere e permettono a progetti che studiano nuovi approcci ad una certa disciplina di avere a disposizione la necessaria quantità di fondi, la necessaria quantità poi anche di tempo per portare a casa i risultati sperati. I finanziamenti europei affrontano le grandi sfide del nostro tempo, come le migrazioni, il climate change, lo spopolamento delle aree interne. È importante lavorare quindi a livello internazionale con colleghi e colleghe di altre università, soprattutto farlo in maniera inter e transdisciplinare. Io da sociologo lavoro con geografi, con giuristi, con economisti, con antropologi. E soprattutto è importante, secondo me, la possibilità di avere un impatto sui decisori politici e quindi magari migliorare la società nel suo complesso. E poi c'è un ultimo aspetto anche personale, che è relativo agli incentivi e al riconoscimento di merito anche per l'avanzamento della propria carriera accademica. Grazie all'investimento di questi anni, l'Alma Mater è sempre più un attore chiave della ricerca internazionale. Questo risultato è il frutto dell'impegno concreto e costante di chi ha voluto accettare le sfide di una ricerca altamente competitiva, ma è soprattutto il frutto di un gioco di squadra fatto di tanti attori diversi, ricercatori, personale tecnico amministrativo, ma anche industria, organizzazioni della società civile, cittadini, che tutti insieme hanno saputo raggiungere gli obiettivi prefissati dalla ricerca. È a questa squadra che guardo, questa squadra nel suo complesso, per giocare fino in fondo e raccogliere la sfida anche del prossimo programma Horizon Europe. Si apre una nuova occasione per crescere come istituzione, per far crescere la conoscenza, per migliorare il mondo in cui viviamo. E l'Università di Bologna è pronta.